Ecco, alla fine anche io ho ceduto e ho fatto un video calcistico. Ovviamente vi parlerò di scienza e calcio e, come ha già fatto l'amico Alberto Saracco sul suo canale YouTube Matematico, mi occuperò anche io di Holly e Benji, il mitico cartone animato di un bel po' di anni fa. A differenza di Alberto, però, non mi occuperò delle dimensioni del campo, che se andiamo ad esaminare dal punto di vista della matematica e della fisica, le inquadrature e la curvatura abbastanza pronunciata di questo campo dovevano essere molto, molto grandi, ben oltre i 120 metri, che sono la misura massima che può avere un campo da calcio ritenuto regolamentare. Vi lascio invece in descrizione il link all'articolo di approfondimento di Marco Menale su MedMaths, all'interno del quale c'è anche il video di Alberto, che se volete potete comunque raggiungere direttamente perché anche quel link ve lo lascio in descrizione. Prima però diamo qualche informazione relativa proprio a Holly e Benji. Stiamo parlando di un cartone animato giapponese tratto dal manga Capitan Tsubasa di Yuichi Takahashi. Mentre il manga iniziò ad essere serializzato nel 1981, la serie animata iniziò nel 1983, quindi aveva all'incirca 2 anni di storie da recuperare. Poiché una delle caratteristiche di Holly e Benji era quella di, in pratica, essere un anime su un manga in corso di pubblicazione, una delle necessità che avevano gli animatori era quella di non dover superare le storie periodicamente pubblicate del manga. Per risolvere questo problema, quindi, vennero adottati due trucchi narrativi. Il primo, che prevedeva delle partite particolarmente lunghe, spalmate su una quantità di episodi che effettivamente rendevano molto difficoltoso riuscire a seguire un'intera partita. E il secondo fu addirittura l'aggiunta di interi episodi non presenti all'interno del manga. Inoltre, proprio la curvatura particolarmente pronunciata del campo da calcio permetteva agli animatori di poter proporre delle inquadrature in cui non tutti i 22 giocatori erano necessariamente mostrati. Senza dimenticare che in questo modo il gioco risultava molto più dinamico, che andava così a controbilanciarsi proprio con l'eccessiva diluizione delle partite. Visto che della lunghezza del campo da calcio di Holly e Benji non mi vado ad occupare, mi sembra giusto andare invece a parlare delle azioni spettacolari che molti dei giocatori delle squadre di Holly e Benji si trovavano a realizzare. Molte le azioni spettacolari che abbiamo visto nel corso degli episodi, ad esempio la catapulta infernale dei fratelli Derrick, oppure le parate impossibili di Ed Warren, o i salvataggi all'ultimo millimetro di Benji Price. Ma forse le azioni più spettacolari, e anche queste altrettanto incredibili, erano i colpi potentissimi di Mark Landers. In generale, per quel che riguarda tutti i tiri in porta, i passaggi, eccetera, eccetera, tutte cose tipiche del gioco del calcio, uno dei fenomeni fisici più importanti è quello della leva. Diamo la definizione più semplice di leva. Si intende per leva una macchina semplice che permette, per esempio, grazie a un punto fisso, il fulcro, di sollevare un oggetto anche con un peso di molto maggiore rispetto al nostro. Quindi, detta in altri termini, ci permette di generare delle forze ben superiori rispetto a quelle che potremmo noi generare utilizzando semplicemente i nostri muscoli. Dette in altre parole, datemi una leva e vi solleverò il mondo. Con questo famoso aforisma concludo questo breve omaggio a Holly e Benji.
E come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!